Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Peppe Grillo anda Curzio Maltese. Mi capita, sfogliando il web 2.0, e di dare un'occhiata ad un singolare articolo apparso sul quotidiano romano odierno. Odierno, mi pare che sia il 18 ottobre 2013, mi pare. Un articolo a firma Curzio Maltese. Poi questo articolo ve lo lascio un link, eh? E questo Curzio Maltese fa dell'ironia. Fa dell'ironia nei confronti di Beppe Grillo. Ora, mica è vietato fare dell'ironia nei confronti di Beppe Grillo, ci mancherebbe altro. Però l'ironia deve avere un fondamento. Qua, in che consiste l'ironia che fa Curzio Maltese? Consiste nel dire, che nello scrivere, che non è credibile Beppe Grillo oggi, quando critica le paghe di quelli della Rai TV, non è credibile, perché lui, Beppe Grillo, che so, nel 1970, nel 1980, nel 1985, si faceva pagare bene dalla Rai TV. Quindi non è credibile Beppe Grillo. Ora io dico, ma questo Curzio Maltese, non mi ricordo, questo qua chi è? Ma chi è questo? Chi è che gliel'ha data la patente di giornalista? Ma chi è che gliel'ha data la patente di giornalista a questo Curzio Maltese? Ma chi è che gliel'ha data la patente di giornalista? Ma dovrebbero cacciarlo via dall'ordine dei giornalisti. Ma chi è questo qua? Che si vergogna pure a firmarsi col nome e il cognome. Io sono qua col mio volto, nome e cognome. Allora, perché è tutto sbagliato l'articolo di questo Curzio Maltese che è apparso oggi sul quotidiano romano La Repubblica? Perché gli dice che Beppe Grillo non è credibile, perché ai suoi tempi Beppe Grillo ha preso un sacco di soldini dalla Rai, ai suoi tempi, credo che sia stato nel 1980, nel 1985, 1990, non lo so, ma insomma è quel periodo là. Curzio Maltese, ma che cosa c'entra quel periodo là con questo periodo qua? Ma che cosa c'entra? Quel periodo là non era mica un periodo di crisi. In quel periodo là bastava che un sindacato proclamasse uno sciopero, che subito si faceva il rinnovo del contratto di lavoro con aumenti stipendiali. In quel tempo là in cui Beppe Grillo prendeva certe paghe dalla Rai TV. Quel tempo là era quel tempo là, questo tempo qua invece è questo tempo qua. Non si possono confrontare, manca la logica. Qua è il TG3, il TG3, ha appena detto, il TG3, quello delle ore 19, quello di Bianca Berlinguer, ha appena detto che in Italia ora ci sono più di 4 milioni di persone che hanno bisogno di mangiare alla Caritas, o presso enti analoghi alla Caritas, 4 milioni. Poi, quando Beppe Grillo prendeva quei soldi là, in quei tempi là, ancora non mica c'erano le aziende che delocalizzavano. Curzio Maltese, ma che si fanno questi ragionamenti? Oggi viviamo nei tempi di crisi. Ma cari amici, che voi mi seguite da tanto tempo, ma diteglielo a questo Curzio Maltese che si guardi il mio video antico intitolato Occidente Default. Siamo in default e questo Curzio Maltese va a fare i paragoni tra oggi che siamo in una profonda crisi e 20 e 30 anni fa, quando nessuno parlava di crisi, si stava tutti tanto bene. Ma andiamo, toglietela la patente a questo giornalista che si chiama Curzio Maltese, non so come si chiami. Vabbè, cari amici, dai, proprio non c'è logica. Come diceva là, quel detto
L'antico Cerebrum non habet, Cerebrum non habet, diceva la volpe là, prendendo in mano la maschera in un teatro. Guarda la maschera, la gira, dice è vuota. Cerebrum non habet. Vabbè, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.